Siamo con Andrea Di Benedetto di Giovani Imprenditori CNA. La prima domanda che le faccio è se l'economia digitale è una risposta alla disoccupazione giovanile. Ma credo che l'economia digitale sia forse l'unica risposta alla disoccupazione giovanile e magari anche non giovanile, nel senso che uno strato di digitale su tutta l'economia italiana, anche nei settori tradizionali, è forse l'unica cosa che può far aumentare i fatturati, le esportazioni, l'efficienza delle aziende italiane, anche nei settori tradizionali. Dopodiché c'è un aspetto visibile di nuove imprese che si associano a noi, ad esempio, quindi anche artigiane, che sono totalmente digitali, cioè che fanno un artigianato immateriale, informatica, elettronica, anche biotecnologie, e che sono imprese molto legate al mondo della conoscenza, dell'università, quindi a alti componenti di innovazione, ma che sfruttano profondamente il digitale per tutto quel che fanno. E queste aziende sono la maggior parte di quelle che si associano nei giovani, perché sono quelle che probabilmente richiedono minori investimenti iniziali e maggiori possibilità di sviluppo. Nel corso del suo intervento ha invitato anzi a non sopravvalutare le start-up digitali. Ecco, secondo lei in termini temporali quanto ci vuole perché una realtà digitale possa affermarsi e permetta a un giovane di poter lavorare e avere una sicurezza di vita? Ma io su questo posso parlare anche per esperienza personale. Io ho una startup digitale, non quella alti moltiplicatori da Silicon Valley, ma un'azienda di artigianato digitale, degli informatici che producono software, come se fossero dei sarti che producono abiti. E noi chiaramente su aziende di questo tipo abbiamo dei break-even piuttosto bassi, perché tu sostanzialmente produci per dei committenti, non hai un tuo prodotto che devi prima sviluppare con grandi investimenti. Quindi dividerei in due casi: le aziende che fanno servizi sul digitale, artigianato digitale, diciamo, diventano redditive piuttosto in fretta, sostanzialmente da subito. Le aziende che invece hanno bisogno di un investimento iniziale che non sia enorme come Google o Facebook, ma che è sostanzialmente dei prodotti, delle piattaforme software, in genere hanno un rientro a 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Ma comunque, anche in questo caso, lavorando sul mondo dei mercati finanziari, dei capitali, della capacità di raccogliere capitali privati, la reddita, almeno la retribuzione per chi la fa, è immediata. Dobbiamo passare un po' per un salto di qualità a livello imprenditoriale. L'artigiano è un imprenditore a tutti gli effetti. Oltre ad avere la capacità di fare bene ciò che vuole vendere, deve acquisire capacità manageriali di reperire capitali, di stabilire rapporti col sistema bancario, di poter essere sostenibile l'azienda fin da subito grazie a un equilibrio finanziario che va raggiunto con una conoscenza di questo tipo.